Ti adoriamo Gesù, qui, questa sera, ti adoriamo qui presente e chiediamo che nel tuo nome, come diceva Pietro, si operano ancora miracoli e guarigioni. Diceva Pietro, non pensate che per la nostra pietà, per la nostra commiserazione, noi abbiamo guarito questo storpio, ma è stato il nome di Gesù che l'ha guarito, non noi. Oh Gesù, tu sei qui presente e ti chiediamo che il tuo nome, la tua presenza, la tua persona presente in questa Eucaristia guarisca tutti gli storpi, guarisca tutti gli ammalati qui presenti. Fa che la tua compassione scenda nei cuori di tutti i presenti che sono qui, perché la tua guarigione rifiorisca su di noi e noi possiamo glorificare il Padre che ti ha dato a noi. Lode e gloria a te, Signore. Pensando ai santi due apostoli, noi riflettiamo sulla missione che tu hai loro affidato, una missione che anche noi abbiamo, che è quella di diffondere il Vangelo. Certamente Pietro e Paolo celebravano le tue lodi, celebravano l'Eucaristia, ma non si fermavano a celebrare le lodi, a celebrare l'Eucaristia. Tutta la loro giornata era impegnata nella diffusione del Vangelo. Essi camminavano per operare e annunciare, per operare quei doni, metterli in pratica, distribuire quei doni che tu avevi dato loro, ma soprattutto per divulgare la parola che guarisce, libera, salva, la parola che ci trasmette il mistero della salvezza, che opera in noi la salvezza. Signore, ti chiediamo che non fossilizziamo la nostra vita unicamente venendo in chiesa e assistendo ai santi sacramenti, ma che non sacramentalizziamo la nostra vita cristiana soltanto contenti di averla sacramentalizzata. La nostra vita è una vita che deve espandersi. Dobbiamo dare posto all'evangelizzazione, alla diffusione della parola, con il buon esempio della vita e con quella parola che in tutti gli ambienti dobbiamo fare risuonare, che è parola di salvezza. Gli apostoli, come i primi cristiani, si diffondevano a macchia d'olio e dovunque entravano portavano la luce di Cristo. Signore, fa che anche noi sentiamo questo bisogno di camminare e con l'esempio di una vita diversa da quella degli altri, con la parola che tu ci metti sulla bocca, noi diffondiamo il Vangelo della salvezza. Ma dacci, Signore, il coraggio, l'intraprendenza che tu desti agli apostoli e ai primi cristiani, perché senza questa intraprendenza, questo coraggio,
il cristianesimo rimarrà per noi una pratica buona, rimarrà per noi come un dono personale, mentre un dono che bisogna dare agli altri, come il Padre ha mandato te, o Gesù, così tu hai mandato anche noi. E se noi mandati da te non eseguiamo questo mandato, siamo manchevoli verso di te. Se il regno di Dio non si diffonde a causa nostra, dobbiamo rispondere a te della nostra neghittosità, del nostro rinserrarci nelle nostre pratiche di pietà, del rinserrarci nelle nostre case, nel vivere intimamente la vita cristiana, mentre la vita cristiana non è soltanto intimità, ma è diffusione del Vangelo, è contagio, è lievito, è fermento. Signore, va che siamo compresi di essere fermento nella massa, lievito della massa, di essere diversi dalla massa, perché se il lievito è come la massa, non può lievitare la massa. Se il fermento non ha una forza intrinseca di cambiare, di trasformare la massa, non è più fermento. Tu ci hai posto lievito, ci hai posto fermento nella massa degli uomini del mondo. Fa che questo fermento sia sempre vivo, sia alimentato dalla parola di Dio, sia alimentato dall'Eucaristia, ma la parola di Dio che noi mangiamo ogni giorno, l'Eucaristia che noi mangiamo ogni giorno, diventi sempre fermento e lievito per noi, perché noi possiamo diffondere il Vangelo con la luminosità della vita, perché gli uomini vedono le nostre opere buone e glorificano il Padre che sta nei cieli, perché possiamo essere sale della terra con i nostri buoni costumi, possiamo correggere la corruzione del mondo, possiamo dire agli uomini: questa è la strada che porta alla salvezza. Lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, faccio mia la preghiera di questo tuo sacerdote. Ti prego, Signore, fa che ognuno di noi possa fare la sua piccola parte nella tua vigna, che ognuno di noi possa operare secondo i talenti che hai dato a ognuno di noi. Signore, stasera siamo stati chiamati a riflettere sulla guarigione di uno storpio nel corpo. Ma io ti voglio chiedere, oh Signore, di guarire tutti quelli che siamo storpi nella mente, oh Signore, che ancora non abbiamo centrato bene lo spirito del Vangelo tuo, oh Signore, e camminiamo ai bordi della tua strada, o a volte svicoliamo a destra e a sinistra, ma ancora non siamo nel centro della strada dietro di te, oh Signore, che sei il nostro buon pastore, la nostra guida. Signore, desideriamo essere tuoi fedeli, però alla maniera tua, oh Signore. Allora, Signore, dacci questa grazia di poter essere operatori tuoi, oh Signore, nel mondo che sta tanto a noi, oh Signore, e non solo qua dentro, come ti diceva Padre Matteo, perché il campo di battaglia del cristiano è fuori, oh Signore, nell'ambiente di lavoro, nell'autobus, nelle strade, nei negozi, dovunque ognuno di noi va, oh Signore, può seminare il tuo Vangelo. Signore, ti chiediamo di poter essere tuoi operatori, oh Signore, ma ci rendiamo conto di essere ben poca cosa. Ci rendiamo conto che la nostra vita non è sempre di testimonianza cristiana. Allora, oh Signore, puliscici, oh Signore, di quella sporcizia che ancora è addosso a noi. Manda la rugiada, oh Signore, della tua benedizione, del tuo perdono, e fa, oh Signore, che veramente possiamo essere cristiani e agire da cristiani, oh Signore, perché il mondo aspetta che i cristiani agiscano da cristiani e non solo parlino di cristianesimo. Ascoltaci, oh Signore. Manda il tuo spirito, Signore, in mezzo a noi, perché ciò che abbiamo ascoltato, i misteri a cui abbiamo partecipato, possano
darci di rispondere questa sera come tuo Signore vuoi che noi rispondiamo. Tutti coloro i quali tu hai chiamato, o Signore, risposero a te, alla tua parola, prontamente. E noi vogliamo, Signore, risponderti questa sera prontamente. Adesso, Signore, senza fare nessun progetto, senza, o Signore, fare nessun programma. Adesso noi ti rispondiamo, Signore, manda me, o Signore, manda noi. Mandaci, o Signore, e fa che possiamo, Signore, rispondere alla tua parola ogni giorno, dovunque noi ci troviamo. Vieni, Spirito Santo, vieni, Signore, tu che fai nuove tutte le cose, vieni a rinnovare la nostra vita e vieni a mettere nei nostri cuori il desiderio del Regno dei Cieli. Spirito, vieni. Cantate al Signore, cantate.
ad un cantico nuovo, scenda del Spirito di Dio, raddrizzi le vostre gambe, perché possiate camminare per il mondo. Andate, annunziate il mio Vangelo, sino ai confini della terra. Io guarisco le vostre gambe, i vostri piedi, andate, andate, camminate, annunziate il mio Vangelo, fate discepoli tutte le nazioni, perché credere in me e tutti siano salvi, per questo il Padre mi ha mandato. Unini noi, unini a noi, chiari miana iodiana, chiara ianiena rientirà. Nessuno dica io sono sforzato, io sono stanco, perché io raddrizzo le vostre gambe, do forza ai vostri polsi. Andate, annunziate il mio Vangelo, dite agli uomini che io vivo. Io sono il vivente in mezzo a voi, e sono io che vi mando. Muri non ho ieri né desce, cani rimane lì, che la iena io ti amano. Vergognatevi del mio Vangelo, il mio Vangelo è parola di vita. Iachi morenti nanini, nani aleno, niana iorie mascere. Soffia ancora su di voi il mio spirito, perché voi viviate e camminate per tutto il mondo. Andate nelle vostre case, andate per le piazze, fermatevi per ogni crocifisso e dite a tutti che il Signore è vivo, è risorto dai morti. Mi adunino oggi, chi marai ogni vegliatevi, aprite gli occhi, o morti, vegliatevi, aprite gli occhi, lo spirito soffia dei quattro venti, soffia su di voi, alla mi aruni morti di me, mi anitere, mi annoiore, mianina io sono il vivente in mezzo a voi, io sono morto e sono vivo, sono io che mi mando. Andate, andate, annunziate il mio Vangelo, io li annuncio e io vi annuncio. Tutti a posto di tutti i discepoli, io vi mando tutti, annunziate il mio Vangelo. Mando uomini, mando donne, mando ragazzi, mando vecchi, mando anche i malati, ore lo aiutano. Thank you.
le vostre ferite, ieri a notte, fiorino io, mi arreca io la luna. Signore mio Dio, io te l'oro qui. Signore mio Dio, purifica le mie labbra, manda anche a me. Purifica le mie labbra come purificaste le labbra di Isaia e manda anche a me ad annunziare la tua parola. Grazie Gesù. Veramente grazie dal profondo del nostro cuore, perché tu stasera stai dicendo a ciascuno di noi che hai fiducia in noi, che ti vuoi servire di noi uomini di oggi per arrivare agli uomini di oggi. Ti ringraziamo Signore, se perché prima di entrare in questo salone oggi forse non ci era chiaro questo concetto. Anche noi siamo tuoi servi. Tu ti vuoi servire di noi, Gesù. E tu stasera l'hai detto, nessuno può andare via da qua dentro senza questa chiarezza nel cuore. Tu sei per noi, ti servi di noi, perché vuoi arrivare a noi. E allora, Gesù, nel dirti grazie ci rendiamo conto di una cosa, che adesso non ci sono più scuse. Veramente, oh Signore, tu ci responsabilizzi di una realtà, di una verità, che siamo i tuoi apostoli, che siamo i tuoi servi, siamo i toccati da te, oh Signore. E allora anche noi come Pietro possiamo dire a chiunque ci incontra, non ho né oro né argento, ma ho Gesù con me. Ecco perché ti diciamo grazie Gesù, perché sei grande in mezzo a noi. Alleluia a te. Signore, ti ringraziamo perché anche questa sera tu stai operando, però tu vuoi che le guarigioni che avvengono siano orientate alla tua gloria e alla diffusione della parola del Vangelo. Fa che non siano un fatto personale, chiuso. Signore, stai toccando il cervello di una donna, cervello un po' aberrante. Questa donna soffre da tanto tempo, si ribatte tra la depressione e tra altri problemi più gravi. Ma il Signore tocca il cervello di questa donna e dice che egli ha il potere anche di guarire i cervelli malati. Il Signore rafforza la vista di un'altra donna e tocca l'orecchio sinistro di una persona. Tocca anche la gola di una persona affetta da tracheite. Signore, ti ringraziamo di questi piccoli segni che tu dai per rafforzare la nostra fede, perché noi ci muoviamo e annunziamo a tutti che tu sei il Signore, che tu sei colui che guarisce, ma guarisce perché noi possiamo camminare e annunziare a tutti che tu sei il vivente e che fuori di te non c'è salvezza. Lode e gloria a te, Signore. Proprio 10 anni fa questo testo veniva proclamato in sala qui. E c'era una donna, Santa Flavia, di nome Maria, che era gravemente malata. E mentre veniva proclamata questa parola, qui, in questa sala, essa vide questa scena che viviamo adesso, noi, e sentì questa parola
alzati e cammina. Proprio nell'ora e nel momento in cui noi dicevamo alzati e cammina, leggendo le parole degli atti, quella donna si alzò all'istante, era guarita e cominciò a servire quelli, i parenti che erano venuti a visitarla perché era gravemente malata. Venne poco dopo il marito e trovò tanto trambusto in casa. Che succede? Mia moglie già forse in fin di vita, mentre la trova bella e guarita, che aveva preparato il mangiare al marito che doveva tornare di lì a poco, e ci fu una grande festa. Guardate come il Signore fa questi scherzi. Ecco, la donna è ancora viva e può testimoniare quello che è avvenuto. Qui si proclamava il testo ed essa a Santa Flavia sul letto, gravemente malata, sente e vede. Vede questa scena, vede noi qui in sala e sente forte le parole alzati e cammina, come se fossero rivolte a lei. Si alza, comincia a camminare, era completamente guarita. Alleluia. Vogliamo chiudere questa prima parte, e non voglio fare torto a Paolo, diciamo, perché quello che è venuto a Pietro avvenne anche a Paolo, l'ho annunciato nella Santa Messa. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, siamo a 14 degli atti, storpio fin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava il discorso di Paolo e questi, Paolo, fissandolo con lo sguardo e notando che aveva fede di essere risanato, disse a gran voce: alzati diritto in piedi. Egli fece un balzo e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto licaonio e disse: gli dèi sono scesi in mezzo a noi in figura umana. E chiamarono Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui il più eloquente. E il sacerdote di Zeus subito apre il tempio, prende un vitello per sacrificarlo agli dèi che sono scesi in mezzo a loro. Poveretti, Paolo e Barnaba si stracciano le vesti e dicono: non siamo Giove, non siamo Mercurio, siamo uomini come voi, non siate idolatri, non sacrificate a noi, non siamo noi gli dèi del cielo, noi vi annunziamo il vero Dio, vi annunziamo Gesù. E dovettero fare così molta forza per convincere quelli della Leconia, quelli di Listra, a non sacrificare quel vitello, perché né Giove, né Zeus, né Mercurio erano i veri dei, ma l'unico vero Dio era Yahweh, che aveva portato Gesù, Gesù il figlio di Dio in mezzo a loro. Amen. E allora, fratelli e sorelle, continuiamo la nostra lode con qualche testimonianza. Se avete modo di rendere grazie al Signore, di benedire il Signore per quello che avete sentito, per quello che avete fatto, per quello che il Signore ha fatto per voi, non state così mogi mogi. Il vero cristiano è colui che annuncia, colui che trasmette la notizia. Siamo tutti trasmettitori di notizie. Non ci intendiamo la buona novella per noi,
se buona novella dobbiamo annunziarla a tutti. Se succede un incendio qui a Montecuccio, subito la notizia si spande e tutta la città conosce quello che è successo a Montecuccio, in un batter d'occhio. Così non siamo noi. Noi ci teniamo le belle notizie per noi, invece dobbiamo dare la buona notizia, che Gesù è vivo, che Gesù vuole salvare tutti, che il Vangelo è il vero Vangelo. C'è tante menzogne intorno, c'è tanto inganno, c'è la potenza dello genio cattivo, che è il diavolo, che li inventa tutte per ostacolare la fede. E noi che facciamo? Non facciamo niente? Facciamo parlare tutte le televisioni di questo mondo? Facciamo vedere tutte le porcherie che fa il diavolo, così inventando e divulgando dottrine false? Vogliamo che tutte le terapie siano divulgate e che tutti gli uomini siano irretiti, quando è soltanto Cristo la vera terapia dell'uomo? Muoviamoci, fratelli e sorelle, perché la salvezza degli altri dipende da noi, e il Signore alla fine del giorno nostro ci dirà: quanti cristiani hai fatto? Proprio quando moriamo il Signore ci prende per l'orecchio e dice: beh, com'è la tua vita? Quanti cristiani hai fatto? Quanti anime hai salvato? Dice: nessuno. A stento ho salvato quella mia, no, non basta.